no, non solo l'albergo, ma al primo piano, al piano terra c'era questo grosso emporio che era un emporio, diciamo così, un po', non dico d'élite, ma quasi, perché io ricordo, da ragazzo, che mentre gli altri negozi di Poggio Moiano e anche della zona venivano tutti riforniti delle merci da dei grossisti di Rieti, il famoso Piselli, c'era un grossista di Rieti Piselli, il quale riforniva di generi alimentari secondo i generi di vendita dei vari negozi. Il mio negozio invece, tramite mio padre, si riforniva direttamente a Roma da fornitori, diciamo così, diversi, tant'è che il negozio di casa mia era un po' ritenuto un negozio un po' così al di Potente. sopra di quelli della media del circondario. Ma era un negozio un po' di tutto, un drugstore oggi si chiamerebbe, cioè un mini market un po' di tutto, perché c'era dal bar, i tabacchi, la mescita, il ristorante, il telefono, i giornali, la merceria, gli alimentari, c'era un po' di tutto, insomma. Oltretutto, un'altra cosa che mi è dispiaciuta molto è che quando hanno venduto hanno distrutto gli stigli, perché erano degli stigli fatti da un artigiano degli anni 30, molto belli, che io ho ritrovato anche qui a Roma, in un locale sulla via Flaminia, quando sono venuto qui a abitare a Roma, con delle stesse caratteristiche, diciamo così, architettoniche e funzionali. Gli stigli, il bancone, le scaffalature, c'erano, per esempio, il bancone era tutto fatto con dei riquadri, con delle mostre per la pasta, perché i vari tipi di pasta, loro non c'erano le confezioni come adesso, però bisognava metterle, farle vedere. C'era questo bancone che erano tutti riquadri a vetro, e dietro a ogni riquadro dove c'era esposto il tipo di filato c'era poi il cassetto corrispondente con la pasta. Quindi era una cosa piuttosto anche elegante a vedersi, cosa che è stata poi distrutta, ripeto. E oltretutto questo bar di casa mia facevano capo le corriere, gli autobus di linea, sia quelli che andavano a Roma sia quelli che andavano a Rieti, per cui era anche il punto, diciamo così, di stop e di fermata all'epoca ritenevo che erano, mi sorprendeva che quelli che tiravano la pensione erano ritenuti delle persone ambienti, nel senso che oltre che ai prodotti in natura potevano spendere qualche lira. E io ricordo benissimo che noi che avevamo anche il negozio dei tabacchi, molto spesso i contadini più anziani venivano e compravano il sigaro o le sigarette, ma soprattutto i sigari o il tabacco, pagandole con 2 uova.